Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, bentornati nel mio villaggio. Siamo qui oggi per fare l'upgrade del Re Barbaro a livello 25. Come vedete mancano 23 secondi, sta per finire il tempo dell'upgrade a livello 24, sì, mentre la regina è un upgrade a livello 25, mancano 3 giorni e 9 ore. Sono divisi perfettamente, così ho il tempo necessario per rifare tutto l'Elisir Nero. Come vedete infatti ho ben 200.000 di Elisir Nero. Sono tornato un'altra volta campione 3. Mi sono risbagliato, mi sono avvicinato troppo alle 3200 coppe e non mi sono accorto appunto di scavallare a campione 3. È finito l'upgrade, mettiamo subito a fare il Re Barbaro a livello 25, ci costerà 115.000 di Elisir Nero e vai 7 giorni e lo avremo al 25. Perfetto, siamo arrivati a metà degli upgrade perché vorrei appunto portarli entrambi a livello 30. È difficile, però comunque per ora ci sto riuscendo. Sto diminuendo veramente tantissimo il tempo che dedico, diciamo, a Clash of Clans perché veramente sto nerdando a bestia su FIFA, anche se non lo so ragazzi, proprio vado fuori di testa appunto per i bug, perché è veramente diverso e non ci sono abituato. Allora, per questo episodio ragazzi, mi sono preparato finalmente i draghi. Me li sono preparati in anticipo perché sicuramente me li sarete dimenticati all'ultimo e vi faccio vedere appunto che truppe ho. Ho ben 10 draghi a livello 4, 6 mongolfiere a livello 6, 3 pozioni del fulmine per distruggere una difesa aerea, una pozione della furia per velocizzare e una della fretta per velocizzare le mongolfiere. Per pulire ragazzi questa volta mi sono portato 10 sgherri. L'altra volta avevamo felato mi sembra al 49%, questa volta mi porto 10 sgherri tanto per magari distruggere qualche edificio che diciamo è in punti morti del villaggio. Allora prendiamo l'elisir nero che è nelle trivelle perché è nelle trivelle da un giorno e ne ho bene infatti, qui ne avevo 1800 di nero, prima l'ho toccato manco me ne sono accorto. Altre novità ragazzi non ci sono anche perché sto facendo questo, anzi sto vedendo proprio ora che è ancora in upgrade il fulmine a livello 6, anche questo è molto interessante e ci sta mettendo veramente un'eternità, manca ancora un giorno e 4 ore. Ok ragazzi, andiamo a cercare un bel pollastrone da attaccare, speriamo che abbia più di 3000 di elisir nero, così viene fuori un bellissimo attacco. Vediamo un po' cosa ci riserva, 1900 di nero non è abbastanza, 1600 no. Ragazzi, attaccheremo assolutamente questo a 4917 di nero, è tantissimo. Però sto vedendo ragazzi che ha anche diciamo l'elisir nero nelle trivelle e questo non è una cosa positiva. Infatti, inoltre ragazzi ha le difese aeree abbastanza esterne, è veramente veramente difficile. Spero di non failare, vediamo un po' che attacco viene fuori. E allora, fatemi ragionare un attimo, forse attaccheremo da questa parte qua in basso e magari mettiamo un draghetto qui su due draghetti sulle trivelle qua in alto. Allora, facciamo fuori ovviamente la difesa aerea, questa. Quale facciamo fuori, ragazzi? Facciamo fuori, dai, questa qua. Così possiamo mettere il draghetto lì e mettiamo i nostri draghi in fila qua giù. Prendiamo le due trivelle qua in alto, molto bene, sono andati entrambi i draghi e continuiamo ad attaccare da questa parte. Appena butta giù quell'edificio, vai con il castello e vai con la pozione della fretta. Speriamo di prendere ovviamente la difesa aerea, altrimenti è un grande fail. Pozione della furia qua in alto e speriamo bene ragazzi almeno di prendere. No, vabbè, batteria scarica, perfetto. Speriamo almeno di prendere il deposito di Sir Nero. È difficile, veramente. Però eccolo, ragazzi, il drago. Eccolo, molto bene. È fail, perché non ce la farò mai. Però, ragazzi, abbiamo preso 4600, raga. 4600 è tantissimo. Cominciamo a mettere i nostri sgherretti per fare appunto il 50%. Vediamo un po' se ci riusciamo. Qua forse ci arriva. No, non ci arriva. Molto bene. Vediamo un attimo, ragazzi, di sistemare il tutto e di prendere più percentuale possibile. Vai, 40%, è difficile, però forse ci riusciamo. 43, forse ci riusciamo, penso proprio di sì. Qua sopra ragazzi non ci rimetto perché c'è la difesa aerea. Puntiamo qua sotto, magari qui, sì. No, ci arriva, bastardo. E invece ragazzi è tosta, invece ragazzi è veramente tosta. Qui l'arco X ovviamente ci arriva. Qua sotto ci arriva la torre dell'arciere. Qua ci arriva la torre dell'arciere. Oh no, qui non ci arriva, molto bene. Quindi un altro edificio. Vediamo un po' se qua ci arriva l'arco X lì. Sì, porca troia, 49 provi. Ah no, 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 a posto. Forse con te lo buttiamo giù. Non ci credo, raga, che cazzo di fail, sono un coglione.
Ho buttato quello sgherro di merda, 4.900 di reno, cioè non ci posso, un'altra volta 49%, non ci posso credere. Che sfiga, se no ragazzi erano altri 1.200 di nero, cioè proprio superavamo 6.000 di nero, vabbè, lasciamo stare. E niente ragazzi, come al solito un altro fail, qui intanto sono in produzione le truppe per l'attacco successivo, perché continuerò a farmare municipi di fuori e elisir nero gratuito. Siamo praticamente a metà, come vi dicevo prima, degli eroi, li porterò entrambi a livello 30 e quando posso vi registro degli attacchi così per farmare tanto elisir nero. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando lasciate dei like se l'attacco vi è piaciuto e soprattutto per il fail assurdo che ho fatto per la seconda volta. Noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.